se si viene a vendere, anche se si vende poco, qualcosa si vende. Da poco a niente c'è sempre poco di differenza. Un'edizione straordinaria, sfortunatamente anche bagnata del mercato del Giotto nel giorno dell'Immacolata Concezione, con il ritorno finalmente di tutti gli ambulanti. Dopo lo stop delle scorse settimane, con l'ingresso della Toscana in zona arancione, il mercato è così tornato con le bancarelle al completo, alimentari e non, diluite in un percorso più lungo rispetto al periodo normale. Ormai, sinceramente, i mercati che siamo stati chiusi, quelli non ce li ridà nessuno, però bisogna anche riprovare a ricominciare, a ripartire. L'edizione speciale del tradizionale appuntamento del sabato sarebbe dovuta servire per recuperare quanto perso nelle ultime settimane, ma metterci lo zampino è stato il maltempo. Era meglio restare a casa questa mattina, guardi il tempo, guardi la gente. Quando siamo stati a casa era bel tempo e ora vabbè, cambierà. A garantire infine il rispetto delle strettissime regole con cui si è potuta svolgere la manifestazione, come sempre gli agenti della Polizia Municipale di Arezzo. È proceduto a verificare che il distanziamento sia tra banchi e banchi sia corretto, che ci siano i sanificatori in ogni banco e che gli acquirenti usano tutte le accortezze, l'uso delle mascherine e non toccano le merci da soli. Diciamo che gli aretini si stanno comportando abbastanza bene, non si sono riscontrate sanzioni e effettivamente stamattina l'unica difficoltà è il maltempo.